La sfida del PNRR per modernizzare l'assistenza sanitaria territoriale di prossimità in Sicilia. Se ne è parlato ieri sera a Comitini durante un incontro al quale hanno preso parte il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli, il manager dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci, il dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie dell'Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale alla salute Salvatore Requirez, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Iacolino, il capo del Dipartimento Emergenza del Policlinico di Palermo e presidente nazionale degli anestesisti Antonello Giarritano e la deputata regionale di Forza Italia Margherita La Roccarruvolo. È stata proprio la sindaca di Montevago che da presidente della Commissione Salute dell'ARS nella scorsa legislatura ha seguito l'iter per la predisposizione del nuovo modello di assistenza sanitaria a fare il punto della situazione sulla rete territoriale che, come è noto, in provincia di Agrigento prevede la realizzazione attraverso i fondi del PNRR di 3 ospedali di comunità, 19 case di comunità e 3 centrali operative. Il lavoro fatto nella precedente Commissione Salute e col precedente governo è stato quello di redigere la rete territoriale e mettere e applicare in qualche maniera quello che è il DM77. È ovvio che oggi la sfida maggiore qual è? Fare, portare avanti i lavori, completarli e poi dare contenuto a quello che questa rete prevede, quindi gli ospedali di comunità, le case di comunità e le COT devono poter funzionare per offrire ai cittadini quel miglior servizio sanitario, quella risposta di salute tanto attesa, decongestionando possibilmente gli ospedali, perché questo è l'obiettivo finale. È ovvio che c'è da fare tanto lavoro, ci sono delle scadenze e io credo che la Sicilia si farà trovare pronta e attenta a tutto questo, ma è un lavoro che richiede veramente tanto e soprattutto sarà il poi, cioè a dire gli ospedali di comunità come le case di comunità saranno rette soprattutto da infermieri, OSS, il medico ci sarà per 5 ore al giorno, quindi è, diciamo così, una modalità nuova di assistenza sanitaria.